La fame a livello mondiale in crescita per la prima volta dopo decenni. Nel 2016 erano 150 milioni le persone che soffrivano la fame, 30 di più rispetto all'anno precedente. Questo è dovuto all'impatto combinato di conflitti e cambiamento climatico che hanno ripercussioni sulla produzione alimentare. In questa giornata mondiale dell'alimentazione della FAO, la constatazione è amara, l'altra faccia della medaglia non fa sorridere. Nel mondo occidentale infatti si mangia troppo e male. Convinti che mangiare in modo sano e che il mondo oggi sia all'altezza dell'ambizione per combattere definitivamente la fame, parte oggi il nostro speciale sul cibo che vuole portare in superficie verità e controverità. Lo speciale inizia oggi ma continuerà con le sue inchieste e analisi per tutto il mese, anche grazie al vostro aiuto. Inviateci esperienze, denunce e suggerimenti sulla nostra pagina Facebook.